Ciao a tutti, eh, oggi mh, voglio farvi vedere l'avvio provvisorio a, a uncinetto. Eh, ovviamente sul canale YouTube potete trovare mh, qualunque tipo di um, avvio provvisorio, uh, e ce ne sono di vari tipi. Io voglio mostrarvi quello che normalmente utilizzo e ci serviranno ovviamente i ferri un uncinetto, delle forbici, un ago da, da lana, ovviamente il cotone, il filato per eseguire l'avvio provvisorio, che in questo caso è un cotone, e ovviamente la lana per uh, il filato che, abbiamo util che utilizzeremo per il nostro progetto. Vediamo come si fa. Con il mio uncinetto inizio a fare una catenella di 2-3 maglie. Dopodiché prendo il mio ferro e lo appaio all'uncinetto sulla mia destra. Passo il filo intorno al ferro e all'uncinetto e eseguo la mia catenella tirando fuori l'asola. Continuo così per, tu per tutti il numero delle maglie che mi servono per il mio progetto. Quindi passo il filo intorno al ferro all'uncinetto aggancio e tiro fuori e formo la catenella qui sul ferro supponiamo di, di fare un po di un po di catenelle per fare il nostro progetto il nostro campione una volta che ho terminato di montare tutte le mie maglie sul ferro mi trovo in questa situazione, quindi ricordiamoci che dobbiamo passare sempre sotto il filo sopra l'uncinetto e fare la catenella. Io in questo momento ho 20 maglie, sono sufficienti per il mio campione. Eseguo ancora 2 o 3 catenelle, insomma, giusto per non, non rimanere. Cioè perché le devo lasciare penzolanti. Estraggo il filo e lo taglio. A questo punto io sono pronta con eh, per partire con il mio progetto. Quindi prenderò il filo del mio progetto e inizierò, supponiamo, a fare mh, delle mh, un giro di maglia rasata le maglie sono un po rigide perché la catenella non fa scorrere molto bene le, le asole poste sul ferro ma questo può essere anche un vantaggio le prendiamo per come si presentano in questo caso come se fossero delle maglie eh, presentate nell'altro nel senso cioè un po tipo eastern ma non importa perché noi poi questa catenella la toglieremo nel momento in cui dobbiamo riprendere le maglie per il nostro lavoro, mh, per il progetto che abbiamo, che abbiamo in mente di fare. Questa è scappata, quindi supponiamo di fare mh, un primo giro e poi di fare la nostra lavorazione. Adesso io andrò avanti un po' e poi vi farò vedere come eventualmente agganciare eh, le maglie per riprendere la lavorazione nell'altro senso o magari chiudere il nostro progetto una volta eseguito il nostro lavoro il nostro campione abbiamo la necessità di andare a togliere a riprendere le maglie dal nostro avvio provvisorio e come si fa innanzitutto volevo dirvi questo per capire, eh, cioè noi quando dobbiamo disfare la catenella, dobbiamo disfarla dal punto in cui abbiamo terminato e non da dove abbiamo iniziato, perché è più facile. Per riconoscere mh, il punto di inizio, o facciamo un nodino nel, sulla codina dell'inizio, facciamo un piccolo nodino, oppure mettiamo un marcapunto, quindi sappiamo che la nostra catenella è partita da qua. Quindi se io devo riprendere il lavoro, supponiamo, e questa è la direzione, adesso io devo riprendere le maglie per continuare la mia lavorazione così. Questo è il mio inizio, mentre io la devo disfare da questa parte. Poco importa, nel senso che si può disfare poi tirando, mm, vi faccio vedere dopo come si fa, oppure semplicemente la si taglia e si sfila il tutto. Qui dobbiamo fare attenzione a come prendere le maglie, perché perché la nostra maglia è questa. Quindi la solina sarà quella a fianco, questa, e la troviamo qua dietro. Quindi per poterla prendere, nel caso siamo in difficoltà nel tirarla fuori perché sono un po' timidine, se non riusciamo a tirarla fuori così con la punta del, del ferro perché man mano che poi noi le riprendiamo queste si, diventeranno un pochettino più, più serrate possiamo aiutarci con un ago da lana semplicemente e la rimettiamo sul ferro vediamo come si fa prendo il mio filo prendo la prima maglia e tiro fuori la mia maglia questo è il filo del nostro progetto vado a cercarmi la seguente e faccio la mia maglia e ad una ad una le riprendo e le rimetto sul ferro per fare la mia lavorazione supponiamo che io faccia fatica perché si, si diventano serrate le, le, le tiro su con un aghino le porto su e le lavoro è un lavoro che richiede un po di pazienza però poi il risultato ci ripaga E la catenella resta dalla nostra parte potremmo anche tirar su la maglia sempre con lo stesso sistema e metterla direttamente sul ferro man mano che facciamo questa operazione le maglie si stringeranno sempre di più quindi forse conviene anziché ponerle, porle sul ferro e basta conviene lavorarle ok a volte facendo questa operazione si nascondono proprio quindi dobbiamo andarla a cercare noi sappiamo che lì c'è la tiriamo su e la lavoriamo perché man mano che si fa questa operazione si si nascondono anche in questo progetto è, è, questo progetto è stato avviato con l'avvio provvisorio vedete qui la catenella e questa, um, questa fascia deve essere unita e anche qui possiamo andare a riprendere le maglie come vi ho fatto vedere finora ma in questo caso abbiamo un dobbiamo anche chiuderle quindi um, ho notato che è molto comodo per esempio um, tirarlo su con eh, il caso proprio di tirare su le maglie con il nostro ago da lana quindi che cosa faccio Porto la mia prima maglia sul ferro di destra, vado a pescare la mia maglia che si nasconde qua dietro, la metto sul ferro destro e queste due saranno una maglia unica. Quindi poi prenderò il mio ferro, rimetterò così le mie maglie. Lavorerò la mia maglia, ecco che le due maglie sono rimaste lavorate insieme e, come al solito, poi disferò la catenella. Ve lo faccio rivedere. Devo chiudere questa maglia, e la sua sorella corrispettiva dall'altra parte si nasconde. Ma noi la andiamo a prendere. E qui. La metto sul ferro, le, ri, le rimetto insieme sul ferro di destra e eseguo una maglia come una maglia ritorta. È come se io stessi eseguendo il passo a passo dritto. Quindi passo, in questo caso è passo, prendo e lavoro prendo la maglia la metto qui a fianco la prendo e la lavoro e poi disferò la mia catenella che ho già tagliato più volte e le maglie resteranno lavorate qui dietro vedete e resta un lavoro pulito inoltre in questo caso specifico posso aiutarmi anche con un ferro da calza o con un ferretto ausiliario tipo quello delle, per fare le trecce e mi aiuto portando le maglie tutte sul ferro 5 6 insomma quelle che mi occorrono quelle che servono, le stano dalla loro tana. E qui, questa qua. Mi aiuto anche con l'ago per, per far sì di... Mh, sto attenta a prenderle tutte ecco qua vedi mi stava scappando me ne stava scappando una eccola qua quando le ho messe un po sul ferro faccio le appaio e le lavoro come con la chiusura a tre ferri quindi uno due posso fare anche così passo passo le riprendo e le lavoro passo passo le riprendo e lavoro davanti dietro Questo è molto più veloce come sistema e poi sempre andiamo a disfare la nostra catenella, o altrimenti tagliamo le asolette via i fili sto perché è rimasto eccoci qua. e abbiamo ripreso tutte le maglie in modo pulito una volta che ho messo sul ho ripreso tutte le maglie sul ferro non resta che aprire la catenella dalla parte in cui abbiamo terminato e disfare tutta la catenella nel caso resti, per esempio adesso ho utilizzato un filato un po' pelusino e se resta impigliato, tagliamo la catenella, non, non c'è niente, niente di male in questo caso, con un po' di pazienza sempre. Possiamo anche tagliarle tutte per facilitarci il compito e questo è il nostro punto di inizio. Ed ecco che abbiamo ripreso tutte le nostre maglie. E possiamo continuare la nostra lavorazione nell'altro senso. Spero di esservi stata utile. Alla prossima, ciao.